la tendenza a vivere una vita spericolata. Ecco, adesso si sposta, rientra nel segno dello Scorpione. È chiaro che se dovete prendere una decisione e dovete farlo prima che avvenga questo passaggio di Marte nello Scorpione, avverrà alle 15:51 di questa giornata. Perché? Perché poi inizierete a sentire che i dubbi, le incertezze rispetto ad una decisione, ad una nuova strada da intraprendere, possono in qualche modo avere la meglio. Ecco, quindi diventerete un po' più timorosi, un po' più timidi, se vogliamo. Questa timidezza in qualche modo si ripercuoterà anche sulla vita personale e sentimentale. In effetti c'è anche questa Venere in transito o nell'opposto segno dei Gemelli, che vi toglie un po' di smalto, un po' di charme anche. E quindi per chi è alla ricerca di una vita sempre all'insegna delle grandi emozioni sentimentali, questo passaggio di Marte nel segno dello Scorpione può essere un po' penalizzante per le prossime settimane. Però è un Marte che può portare anche delle belle emozioni, però all'interno di rapporti già esistenti. Diciamo che gli incontri, le nuove seduzioni saranno un po' più problematiche. Almeno in questa giornata però potete contare su una bella luna che vi rende anche particolarmente loquaci. Ma è una luna più efficace per quanto riguarda il lavoro.